Ma guardi, io non penso che sia un problema culturale quello dell'evasione, anche se tutti lo dicono e tutti lo pensano. Si tende a dire che esiste una categoria costituita dagli onesti, che sono i lavoratori dipendenti e i pensionati, e una categoria costituita dai disonesti, che sono fondamentalmente gli imprenditori, i lavoratori autonomi e i professionisti. Ora, questa dicotomia tra onesti e disonesti è molto fuorviante, perché in realtà l'evasione dipende dalle condizioni in cui le persone sono messe ad operare. Vi faccio un esempio provocatorio. Gli insegnanti fanno parte indubbiamente, secondo questa narrazione, della categoria degli onesti, perché pagano fino all'ultimo centesimo le tasse attraverso i prelievi sulla busta paga. Ma Ma se fanno le quando un lezioni private? Esatto, quando un insegnante, brava, mi ha anticipato, quando un insegnante dà ripetizioni private, e credo che siano più o meno uno su due con 1 miliardo all'anno di fatturato che danno ripetizioni private, nessuno, praticamente nessuno, emette fattura o registra questo nella dichiarazione dei redditi. E cosa vuol dire? Che sono onesti o sono disonesti? No, vuol dire solo che sono le circostanze che ti fanno evadere o non evadere. Questa è la prima cosa che bisognerebbe, il primo errore che bisognerebbe rimuovere nella lotta all'evasione, l'idea che l'Italia si divide in onesti e disonesti. La stessa persona, a seconda delle circostanze, si comporta in modi Cioè, completamente verrebbe da diversi. dire che siamo disonesti fino a prova contraria, però, diciamo, a partire dal suo ragionamento. No, siamo onesti O fino al a che non ci contrario. mettono in Esatto. condizioni clamorosamente favorevoli all'evasione, perché quando per un qualsiasi lavoro le chiedono il doppio, se emette fattura o non emette fattura, bisogna avere un livello di integralismo economico molto alto per Sì, sono preferire di d'accordo. fare il lavoro e di pagare il doppio. Tantissimi operai, qui credo lo possono confermare, hanno il secondo lavoro, molti disoccupati hanno un lavoro in nero. Cioè, il lavoro in nero è un fenomeno estremamente diffuso in Italia, che ha degli ottimi motivi, delle ottime giustificazioni. E questo non significa però che chi ha un primo lavoro e poi fa un lavoro in nero è un disonesto, significa che ha l'opportunità di fare un lavoro senza fattura, non c'è nessuno che glielo impedisce e lo fa. E lo Stato in questo è molto ipocrita, perché lo Stato sa perfettamente, facciamo un esempio neutro, girate i locali di Roma. E provate a chiedere alle commesse se lavorano con contratto o senza contratto. Ci sono state delle interviste giornalistiche che hanno riscontrato che tantissime ragazze e ragazzi Professore, io lavorano non nei la negozi voglio senza interrompere, contratto. ma ho, diciamo,